Carissimi amici dei Gemelli, buon pomeriggio. Allora, andiamo a vedere come sarà per voi la settimana dall'1 al 7 agosto 2022. Andiamo a fare un metodo di gioco totalmente diverso. Andiamo a vedere che situazione state vivendo adesso, quale direzione prenderà la vostra situazione e in che modo comunque si evolverà. Quindi andremo a fare insomma mille chiarimenti. È già pronto il vostro oroscopo mensile agosto 2022. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone nuove che guarderanno questo video di iscriversi al canale e spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E se avete bisogno di me, nella voce informazioni ci sono i miei contatti, non soltanto nella voce informazione ma anche nel video, ok, alla voce descrizione trovate la mia email e il mio numero di telefono. Detto questo, vi invito chiaramente a lasciare un like, un commento, ok, e adesso invece andiamo a vedere la vostra settimana. Quindi per il segno dei Gemelli, come sarà la settimana di agosto 2022, settimana che va dal 1 al 7 agosto 2022, qual è la situazione attuale, che direzione prenderà la situazione attuale, come invece evolverà. Andiamo a vedere se ci sono delle novità, cosa ci dicono le carte per voi del segno dei Gemelli. Un metodo di gioco, come vi ho detto, totalmente diverso. Volete raggiungere, ok, un qualcosa, un successo sul qualcosa che comunque sì andrete a raggiungere prima o poi, ok, dovete aspettare soltanto i tempi, ma che per il momento vi porta a non essere tranquilli, ok, vi porta un po' di disarmonia. Potreste avere delle comunicazioni anche non gradite, ok, e una scarsa collaborazione magari da parte degli altri. In più abbiamo questo 5 di spade rovesciato a fondo mazzo, ok, che potrebbe comunque parlare di ostacoli. Infatti vedo che la direzione che prende questa situazione è di un miglioramento, di un benessere vostro fisico, emotivo, in un certo qual modo comunque un successo anche lavorativo, ok. Però dovete prestare attenzione a una terza persona perché potrebbe causarvi comunque problemi. Qual è l'evolversi della situazione? Vedo che vi aiuterà una persona molto forte, molto decisa, perché voi vi troverete comunque sia in un momento di debolezza, in un momento di instabilità, ok? Infatti, come vi ho detto, potreste avere eventualmente degli ostacoli dove dovete andare a riflettere su questi ostacoli. Ostacoli che vi portano magari a un allontanamento da determinate situazioni. Andiamo a fare dei chiarimenti. Chiariamo l'asso di denari rovesciato con il 3 di coppe rovesciato per il segno dei Gemelli nella settimana che va dall'1 al 7 agosto 2022. Queste due carte cosa vogliono comunicarci di più? C'è in un certo qual modo un'insoddisfazione, dovete prendere degli accordi con qualcuno, prendere comunque sia una decisione su delle notizie che non vi piaceranno, delle notizie che comunque sia vi stanno per arrivare, arriveranno all'inizio della settimana o vi sono già arrivate, di cui state appunto riflettendo e decidendo per vedere il da farsi, cosa in realtà dovete fare. Allora, c'è un incontro in questa settimana con qualcuno, un incontro passionale o con qualcuno magari di vostro interesse o con qualcuno che comunque sia vi piace, ma ci sono anche delle notizie, notizie, comunicazioni, qualcosa di scritto non piacevole che può comunque sia arrivarvi. Oltre a questo abbiamo magari più avanti, quindi nella piega che prenderà questa situazione,
avremo magari qualcuno che vi contatterà, qualcuno che vi manderà dei messaggi magari carini o messaggi eventualmente anche d'amore, ma avete anche degli scritti, delle comunicazioni, qualcosa che vi arriva che hanno a che fare comunque sia col denaro, ok? Sì, c'è un contatto d'amore in arrivo, ok, in questa settimana. Incontrerete qualcuno o che sia di vostro interesse o che sia una persona nuova, comunque c'è l'incontro con qualcuno e ci sono, ripeto, delle comunicazioni legate comunque sia agli affari. Quindi questa turbolenza iniziale, ok, che c'è, è una turbolenza perché dovrete prendere degli accordi con qualcuno, dovete chiarire magari un qualcosa che vi fa sentire insoddisfatti, che sia nell'ambito lavorativo, che sia nell'ambito delle relazioni in linea generica, ok, dovete chiarire un qualcosa con qualcuno, parlare con qualcuno e prendere degli accordi. Vediamo invece la direzione di questa situazione per voi del segno dei Gemelli nella settimana che va dall'1 al 7 agosto 2022. Cosa vogliono dirci questo 4 di denari e 2 di denari per voi? Wow, che belle carte in questo caso, ok. Allora, la direzione prende una bella piega, c'è del benessere per voi, ok? Benessere, ripeto, fisico, emotivo, ci sono dei successi a livello anche lavorativo, delle vincite, ok? Del benessere. Solo che dovete prestare attenzione, comunque, ripeto, a una terza persona che può causarvi dei problemi. Problemi inteso a livello comunque di ostacoli. C'è un nuovo inizio per voi, c'è qualcosa di bello, per chi non è fidanzato ci può essere un incontro comunque spettacolare, bellissimo, che vi porta ad avere comunque in un certo qual modo una certa serenità. Su alcune cose volete avere maggiore chiarezza, ok, ma avrete la vostra serenità. Ci potrebbe essere l'inganno comunque sia da qualcuno dove avvertirete la puzza di bruciato e quindi cercherete di uscire fuori da determinate situazioni stagnanti. Però ci sono comunque belle carte. Andiamo a vedere invece l'evolversi della situazione per voi dei Gemelli nella settimana dall'1 al 7 agosto 2022. Questo 10 di bastoni e 10 di coppe rovesciato cosa vogliono comunicarvi? Ripeto, potreste avere aiuto comunque da qualcuno perché arriverete a fine settimana che vi sentirete comunque a pezzi, ok? O magari per risolvere determinate situazioni potreste eventualmente chiedere aiuto a qualcuno. Infatti c'è una sorpresa di una persona che vi può creare comunque sia delle problematiche, vi può creare. Allora, una persona sì che vi può creare delle problematiche. Vi può dare delle notizie che non vi piaceranno, che per voi saranno delle notizie che magari vi sorprenderanno anche perché probabilmente non ve le aspettate, o ci può essere anche una gelosia da parte magari di una collega di lavoro, da parte della vostra partner o il vostro partner. Una situazione comunque di difficoltà e voi cercherete comunque aiuto, chiederete aiuto comunque a qualcuno. Abbiamo la coppia spade e bastoni, dove ci sono delle comunicazioni spiacevoli che vi possono arrivare magari in merito a questa persona e deciderete di cambiare situazione, uscire da una situazione stagnante dove per tempo comunque, cioè avete perso tempo, per tempo ci siete stati dietro, cercherete di risolvere
il più velocemente possibile una determinata situazione. Ci sono anche delle novità che vi possono comunque arrivare in linea generica. Andiamo a guardare un po' queste coppie. Partiamo dall'asso di denari rovesciato all'asso di spade. Cosa vogliono comunicarvi queste carte per questa settimana dall'1 al 7 agosto 2022? Quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Come abbiamo ben detto, ok, c'è un incontro con qualcuno. Questo incontro con qualcuno vi porterà comunque una gratificazione, vi porterà un successo, ok, anche se volete vederci comunque sia chiaro in una determinata situazione. Vediamo questo asso di denari rovesciato e asso di coppe cosa vuole comunicarvi. La fine di un ciclo e l'inizio di un qualcosa di nuovo. Coppe, denari parla di soldi in arrivo, quindi c'è per voi un qualcosa, ok, che si proietta, quindi un qualcosa di buono, degli avvenimenti positivi, l'arrivo probabilmente di qualcosa di nuovo anche a livello comunque economico. C'è proprio la fine di un ciclo e, ripeto, l'inizio comunque di un qualcosa di nuovo. Ci sono dei dubbi, ci sono anche delle scelte comunque sia da prendere, degli allontanamenti eventualmente da dover fare, cambiare situazioni stagnanti per risolvere determinate problematiche, comunicazioni che vi possono comunque arrivare in merito a qualcosa magari che avete deciso di non voler rimanere più dentro, non voler più stare dentro a queste situazioni che non vi piacciono. Vediamo asso di spade e asso di coppe cosa vuol comunicare. Ah, bellissimo ragazzi, veramente bellissimo, c'è una pienezza, c'è un'abbondanza per i vostri progetti futuri. Allora, asso di spade, asso di coppe, c'è un evento molto importante in vista e questo evento, ripeto, è per voi una soddisfazione, un'abbondanza per un qualcosa comunque sia che riguarda il vostro futuro, un successo che riuscirete comunque sia a portare a termine, di un qualcosa magari che avete nella vostra testa, ok? Andiamo a vedere il 2 di coppe e denari. Questo contatto d'amore in arrivo per voi, 2 di coppe rovesciato e 2 di denari, cosa vuole comunicare a voi del segno dei gemelli nella settimana che va dall'1 al 7 agosto 2022? Una persona probabilmente di una certa posizione è molto decisa, dove all'inizio avrete dei dubbi, dovrete fare una scelta, ma andrete a riflettere comunque sia tanto, ok? Potreste incontrare un qualcuno di questo tipo. 2 di coppe rovesciato e 2 di spade, andiamo ancora a vedere cosa vogliono comunicarci queste carte per voi dei gemelli. Allora. 2 di coppe e spade ci parla di un discorso spiacevole, un discorso doloroso, o che voi potreste fare a qualcuno, che qualcuno può fare a voi. Un qualcosa che avete portato avanti comunque da tempo e che è arrivato il momento comunque di doverlo chiudere, di doversi allontanare da questa situazione che comunque vi fa stare male perché volete avere il vostro benessere fisico e emotivo. Andiamo a vedere invece il 2 di denari e il 2 di spade cosa vuole comunicare.
essere un qualcosa riguardante eventualmente al lavoro che vi comunica comunque sia qualcuno o dove ci possono essere delle comunicazioni non positive, ok, riguardanti o il lavoro o i sentimenti o il lavoro o le amicizie, ok, dove ci può essere qualcuno che cerca di farvi un ricatto morale, ma voi potreste essere voi a farlo a qualcuno o qualcuno a farlo a voi, ma questa situazione comunque sia verrà risolta perché emergerà comunque sia un inganno e questo inganno comunque verrà detto, verrà informata di questa cosa qua. Poi andiamo a vedere ancora il 7 di denari e il 7 di coppe, parla di affari molto importanti e mi riconferma l'arrivo di denari, ok, quindi di soldi, 7 di bastoni e denari, c'è una situazione in stallo, ok, che prevede dei pagamenti ma momentaneamente è ferma. Andiamo a vedere un po', anche se poi arriveranno i soldi e chiaramente riuscirete, insomma, a fare quello che dovete fare. 7 di denari e 7 di bastoni. Cosa vogliono comunicare queste carte? C'è della fortuna, del benessere, sì. Arriveranno comunque sia con un po' di ritardo, arriveranno comunque dei soldi che vi porteranno un successo a realizzare una determinata cosa. Rifletterete un po' tanto su questa cosa qua. Andiamo a vedere il 7 di coppe e il 7 di bastoni. Vediamo questo chiarimento urgente che c'è da fare. Vediamo un po'. È un qualcosa che riguarda il vostro futuro con una persona, con un uomo. Dovete uscire da una determinata situazione, come se vi siete trovati intrappolati in una determinata situazione. Qualcuno ha raccontato delle bugie, quindi c'è comunque un chiarimento, un qualcosa da chiarire per poterne uscire puliti, per poterne uscire comunque a testa alta. Infatti c'è la risoluzione comunque di problematiche. Andiamo a vedere quali novità ci possono essere per voi del segno dei gemelli in questa settimana, delle novità, delle comunicazioni, che genere di novità e comunicazioni potreste avere nella settimana che va dall'1 al 7 agosto 2022. C'è un successo per voi su una situazione bloccata, tanta riflessione per come fare per poterne uscire fuori belli felici, allontanarvi, chiudere, tagliare i ponti su questa situazione. Rifletterete tantissimo, però raggiungerete i vostri successi. Con calma riuscirete a raggiungere, ripeto, i vostri successi, la vostra felicità, chiudendo letteralmente con questa situazione. Ok, avendo il vostro benessere fisico, emotivo, le vostre comunque soddisfazioni. Vediamo se posso dirvi qualcosa in più su questa coppia di tre, quindi bastoni, bastoni e spade. Per qualcuno di voi in relazione, in amore, insomma nei sentimenti, uno dei due ama di più dell'altro, ok? C'è una scelta da dover. C'è una scelta da dover fare, da dover prendere, una scelta comunque molto molto importante. Ci sono anche delle comunicazioni comunque legate agli affari, quindi nell'ambito del lavoro, ok? Potreste avere delle comunicazioni. E poi vediamo un po', cos'altro dirvi. Nient'altro, tutto qua. C'è comunque un cambiamento per voi, c'è l'inizio di un qualcosa comunque di nuovo, oltre che a dover affrontare magari determinati ostacoli che verranno affrontati egregiamente perché voi avrete il vostro successo. Quindi l'asso di denari rovesciato qua interpretato, capovolto, ok?
interpretato in questo modo. Infatti vi parlava, non vi preoccupate, arrivate al vostro trionfo, arrivate alle vostre soddisfazioni e alla fine arrivate tranquillamente alle vostre soddisfazioni. Quindi una settimana molto intensa, aprite gli occhi e sistemate tutto quello che c'è da sistemare. Carissimi amici dei Gemelli, io vi ringrazio. Vi auguro un buon fine settimana, se vi è piaciuto il video potete tranquillamente lasciare un like ed eventualmente commentarlo se vi va, ok? Noi ci sentiamo presto per quanto riguarda gli oracoli, vi auguro ancora una buona domenica.